La meccanica quantistica è una delle più grandi conquiste della scienza del Novecento. Come si è arrivati alla meccanica quantistica? Si è arrivati perché si è cercato di dare un senso, una spiegazione alla natura dell'atomo. Ci avevano provato i greci per primi, identificandolo come una struttura compatta, quindi non erano in grado ancora di dire che c'erano degli elettroni, dei protoni e dei neutroni. Sostanzialmente una parafrasi di quello che poi sarebbe stato il modello di Dalton. Le cose iniziano a cambiare con scienziati del calibro di Thomson e di Rutherford. E soprattutto appunto con l'avvento della meccanica quantistica, che scardina completamente quelle che erano le teorie precedenti. Non è assolutamente vero che l'atomo è caratterizzato da una situazione analoga a quella che può essere un sistema solare in miniatura. In realtà l'elettrone si trova in una situazione molto più indefinita. È sulla base di ciò quindi che viene stabilito quello che è il concetto di quanto, quindi il concetto di pacchetto di energia. E come si arriva a questa soluzione? Si arriva per gradi, per piccoli gradi, per tante piccole compartecipazioni. Quindi ci sono tantissimi scienziati che in un certo senso collaborano alla nascita della meccanica quantistica, in un certo senso ancora oggi è in fase di sviluppo. Possiamo dire che ci sono state delle importanti soluzioni alle quali sono giunti personaggi come Einstein, come Max Planck, poi dopo abbiamo per esempio Heisenberg, abbiamo Niels Bohr. E Schrödinger con le sue equazioni, e c'era un personaggio anche forse il più eccentrico, il più particolare di tutti, che si chiamava Paul Dirac. Paul Dirac è uno scienziato davvero eccentrico, e la sua caratteristica, la sua peculiarità era quella di parlare pochissimo, quindi pronunciava poche parole ogni giorno, stava magari in interiore in laboratorio con i suoi colleghi senza spiaccicare parola. Lui si esprimeva con le sue equazioni, con le sue grandissime trovate. Ecco, Paul Dirac è sicuramente un personaggio che ha contribuito in modo fondamentale all'affermazione della meccanica quantistica. Dunque, è probabile che non esista canzone dedicata a Paul Dirac e altre, è ancora più improbabile che ne esista una che parli della sua loquacità, ovvero della sua mancanza di loquacità. E quindi, in sostanza, questa è proprio una canzone nata con questo scopo, per ridare lustro a questo personaggio straordinario e anche a questa sua curiosa attitudine. Che cosa dice? Che cosa spiega? Meccanicista allegro, no, non fa una piega. Son tutti quanti, mica finzione, se a raccontarla è solo un povero elettrone. Il risultato onesto della loquacità di Paul Dirac, di Paul Dirac. Che bel compagno affascinante, Cary Grant. Scusa se poco anche per un premio Nobel. Relativismo, eccitazione, eccolo lì il più simpatico al positrone, il risultato onesto della loquacità di Paul Dirac, di Paul Dirac, lui che ama andar per monti, lui che ama passeggiar, purché non ci sia qualcuno con cui parlare. E arriva Schrödinger con un gatto in tasca. Se è vivo o morto puoi provarlo in una vasca piena d'acqua. Cosmologia, perplessità. Ma sì, che cosa vuoi che aggiunga Max Planck? Il risultato onesto della loquacità di Paul Dirac, di Paul Dirac, di Paul Dirac, di Paul Dirac.